Bentornati! Bentornati! Abbiamo detto Quasi insieme. all'unisono. Insieme, abbiamo detto insieme. Vi salutiamo da Final Fantasy XIV. Per l'ultima volta. Sì, perché questo gioco che ho acquistato a 5 euro, 5 euro. credo 3 qualcosa, pure con gli occhiali in omaggio, oggetto in gioco. È vero, gli Sì. occhialini in gioco. Preso perché appunto costava 5 euro e non 60 euro, scoprì praticamente subito che non dovevo più pagare, cioè, siccome il lancio è stato una merda, ma una merda di livelli epocali, facendo sembrare che ne so, Age of Conan un giocone, Vanguard un prodotto ben riuscito, hanno deciso, bontà loro quelli di Square Enix, con cui io ho un pessimo rapporto, non riesco Però mai, hanno avuto la la dignità dignità di di non farci, riconoscerlo. pagare quelli che l'avevano acquistato, per quasi 6 mesi. Le Ah, sì. E questa io, l'ultima volta che avevo provato a giocare, potete vedere, ho un misero livello 5. Non sono riuscito né a capire come si questava, come si usavano le spelle. Forse non sarò il tipico giocatore di Final Fantasy XIV, lo posso riconoscere. Questa è la famosa stone in cui si prendono le quest o prendono le quest, dove eccetera. forse si prendono le queste a questo Guardate, punto. graficamente, forse uno dei giochi più belli in circolazione. Il computer non lagga nemmeno tanto, ci sono delle piccole chicche tutto intorno, mount straordinarie, effetti di luce straordinari, il fuoco sembra fuoco. Hanno aggiunto tante cose. Sì, qui quello ci sono avuto la prima volta, non era, qui c'è la mappa, questa è la città, quella in basso, vedete in basso, la città principale a cui sono uscito. C'è un breve tutorial di pochi livelli, 3-4 livelli, poi vedete catturati la città, ci sono un sacco di cutscenes, E di tu ti rendi scene. conto che 3-4 livelli e qua siamo a livello 5? Quindi siamo appena fuori il tutorial. Sì, mi rendo conto che mi sono scocciato appena fuori il tutorial. Ma visto che non pagavo, mi sono detto perché mi devo flagellare. Ecco, adesso vogliamo uccidere una pecora perduta. Ripeto, Povera pecorella! Il ecco che non capisco nemmeno. Il problema è che giro con un problema è che bossetto non hai idea di come cacchio funzioni. che. No, In e la verità, la triste realtà è verità è che ho quello. avuto problemi per un bel po' nel tentativo di capire Capire. come funzionano le spell. Il Naob di Ciro, che è anche lui il gioco, sai quante volte ci ha provato a spiegarmi? È vero che io sono un microcefalo, quindi un solo neurone, o bevo le birrette o mi impegno, non posso fare tutte e due cose contemporaneamente. Ci ho provato per farmi scendere questo orrendo prodotto, nemmeno a colpi di birra, è veramente. Infatti, quello che sono tu Ma a in parte che realtà riesci a prendere le sberle da da una una pecora. pecora, è veramente Hai una cosa. presente il gioco della fattoria? Non ti sembrano le immaginette del gioco della fattoria? Quello per Wii, che si chiama? No, quello da tavolo. Farmer? Super Farmer. Qualcosa del genere. Sì, Super Farmer. Ve lo Super consigliamo, a Farmer, posto di giocare a questo, sì. giocare a Super Farmer. le pecorelle sono uguali. Guarda, è terribile, ragazzi, è veramente terribile. Poi probabilmente. Ah, qui credo che ci giochi meglio se si ha un pad. Pad stile PS3. Dovrebbe. Avevano Un promesso dodo. che. Avevano promesso che sarebbe uscita come c'era per il capitolo precedente, anche una versione per console. È uscita? Per Xbox 360 e PS3. Credo che il flop li abbia trattenuti dall'intento di far uscire. Intento. Era brutto. Intento di far uscire questa merda anche per altri Perché prodotti. l'indend è di queste parti. Sì, è indigeno in maniera vergognosa. Posso dire che avevo il naso chiuso così la butto lì. sì. Chi ti crede? Guardate, vi possiamo anche dire un'altra cosa. Il gatto dorme. Sì, Il gatto in braccio a me, ma dorme. solo a guardare che se ne si è annoiato. Adesso proviamo a fare questa cavalcata verso un Ad altro arrivare, villaggio. esatto, un altro Almeno per villaggio. farvi godere Per il carità, poi il panorama. Guarda, panorama è carino. lo sfondo, l'idea di immersione nel gioco. Una mosca zezze. Sì, le mosche zezzei, i conigli neri. E mi colpisce col mio La passo. mosca zezze ti colpisce. Sì. Comunque, scusami Dimmi. la L'ho digressione, ma che borsellino hai? già detto prima un postino qui. Guarda, i vestiti in realtà non sono nemmeno malaccio. Dai, guarda, non si ferma ma rallenta la corsa. No, Ci no, ci sono. sono tante cose che Veramente curate, come al valgono, solito io mi sì. perdo con la mappa. Ma ti dicevo, il problema non è, guarda, il mondo, secondo me, a questo livello è più immersivo, per esempio, con gli Star Wars. Cioè, hai l'impressione più di girare in un mondo rispetto a Star Wars. Guardati Beh, attorno. sì. Cioè, l'idea del viaggio. Poi, Ma però, non ci guarda gli posso sbuffetti giocare. di terra da sotto ai piedi, per esempio, quando Guarda, corri. una cosa. Ecco, per esempio, una cosa più schifosa che io abbia mai potuto vedere in SWTOR è che vado sulla neve e non lascio le tracce. E dai! E È un'abilità, oh.
Guarda qui lo sbuffettino di terra sotto i miei piedi, ma il vento che solleva le foglie. Dai, guarda No, la no, ventata con la polvere. questo non ha Io controllo di nuovo la paragoni. mappa, Non ha vedi? paragoni. Secondo me, dirò una cosa che in tanti no, Swoodle in questo pecca gravemente, a livello di immersione. Ma probabilmente anche voluto, però. Non lo so. Fare un prodotto come World of Warcraft solo meglio è come Rift. Perché dovrei giocare a Star Wars piuttosto che Rift? Perché sono fan della saga. Le uniche ragioni apparenti che puoi trovare perché sono fan della Sì. saga. E allora giustifico anche quelli che sono, C'è si qualcosa sono. che sbrilluccica. Che chissà che cos'è. Beh, guardiamo, no. Ah, le palle che girano. Ma ti si attiva questa cosa? Che Sì, questo vuol roba è? dire che mi stanno a girare le palle. Che Ah, devo sloggare ecco. immediatamente prima di venire E allora possibile. l'aveva fatto anche all'inizio. Non hai colto questo Non ho colto il messaggio? segnale, adesso vedi, è fisso il segnale, cioè, ti stanno girando, ti stanno girando. Ti dicevo, ok, sono un fan della saga, gioco a Star Wars. Io non sono un grande fan della saga, lo confesso. Sono un appassionato, ma non un grande fan. Se avessero fatto il gioco delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, probabilmente ci avrei giocato anche Uno se decente. era. Uno decente, tipo MMO, ci avrei giocato anche se era 2D, con i pupazzoni squadrettati. Probabilmente sì. E quindi capisco anche quelli che Una si fa. stradina. Sì, che si flagellano giocando a sta roba. Ecco, siamo quasi arrivati al villaggio. Era un ratto. No, sì, un ratto. Un ratto. Eh sì. Un brutto Un brutto ratto. Le palle continuano a girare vorticosamente. Hop, frenata della mia massa corporea. A proposito, E forse c'è. vi faremo presto vedere il video delle magliette. Sì. Se. Delle felpe. Uno di quelli che abbiamo girato, poi se vi fa schifo, amen. No, dai, lo rigiriamo giusto. Il terzo ciak, vi facciamo. Stavolta giriamo senza sfondo, con lo sfondo che sono di casa mia. Ah, Anche uno sfondo bianco va eccoci bene. arrivati. Non è un villaggio, è una sola e Oh, basta. mi Aspetta, prude il naso. No, sotto. che bella cosa, vi Grazie. interessa? Ah, siamo arrivati a Cedarwood, bella cittadina. Cedarwood, c'è una fiamma che esce dalla terra. Guarda, Questa è carina però. Devi ti ho detto, praticamente non si ammettere. discute. Vabbè, ci siamo un po' rotti le palle, però. Io ho abbastanza. Il gatto dorme e io non mi posso manco grattare il Vabbè, è venuto il naso. momento di sloggare, disinstallare e abbandonare definitivamente questo titolo. Nel cassonetto. Anzi no, poi lo Un svuoti. tizio con la Hai mount! visto? Lo svuoti pure il cestino, quindi manco nel Si chiama cassonetto. Cyber. Ma vai in culo, vai. Cyber cretino. Va bene. Potrebbe essere un'idea. Ciao! Ciao ciao, alla prossima!